Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo video, sono Dermi Tanto. Oggi siamo sulla nuova mappa del DLC 2 Ancient Evil, l'antico male di Black Ops 4. Oggi vediamo come ottenere la mano di Emera, che è l'ultima che ci rimane da vedere e potenziare. Innanzitutto avremo bisogno delle mani inerti. Le mani inerti le si trovano in giro sia per questa mappa sia per la mappa che sta dentro alla cascata. Se non sapete come andarci attraverso Pegaso, ho fatto un video dove vi illustro tutti i passaggi. Le mani inerti invece ho fatto anche lì un video apposito su dove si trovano tutte le posizioni che io ho visto e che i miei amici mi hanno suggerito e che effettivamente si trovavano in quel punto. Comunque sia, vi invito a vedere questo video se appunto non sapete dove trovarle. Ora passiamo alla nostra mano di Emera. Una volta trovata la mano, veniamo qui al monumento a Cratero, scusate l'ignoranza, e mettiamo la mano qui, in modo tale che inizieremo il rituale. Nel rituale saremo bloccati dentro questo cerchio giallo, inizieranno a spawnare degli zombie gialli, in questo caso perché il cerchio è giallo, e affinché non ne avremo uccisi un pochettino, questi qua, questo rituale continuerà ad esistere. Ok, una volta che abbiamo completato anche questo rituale, raccogliamo la mano. In qualche modo sembra anche il guanto dell'infinito di Thanos. Comunque, ora passiamo a come potenziarla. Ora il nostro obiettivo è trovare 3 piatti dorati che corrispondono a 3 cristalli bianchi. In questo caso, come per esempio questo piattino, che corrisponde al cristallo qui alla strada superiore, e dovremo sparare con la mano di Emera sul piattino. Questo rifletterà la luce dentro un vaso. Facciamo corpo a corpo per prendercela sulla nostra mano, e dobbiamo portarla il più velocemente possibile ai vasini dove abbiamo fatto inizialmente il rituale. Se non arriviamo in tempo, come potrete vedere tra poco, in particolar modo su questa sul secondo piatto che ho fatto ora, la luce si esaurirà, e quindi se sparisce dovremo rispawnare nuovamente al piattino e riportarla indietro nel vaso. Per rimetterla nel vaso dobbiamo sempre accoltellarlo. Quindi questo era il primo, quindi dove c'è il ponte. Il secondo lo troviamo tra il mercato e il bagno del ginnasio. Il terzo, infine l'ultimo, lo troviamo sulla terrazza del tempio. Seguendo questa strada ci arriverete in meno tempo, o anche passando attraverso il tempio. Comunque fate la strada dove avete aperto le porte. Quindi spariamo con un'arma pancapacciata o anche normale, è indifferente. Spariamo affinché non ci sembra che il piattino rifletta la luce in modo corretto sul cristallo bianco. Poi spariamo con la mano, facciamo corpo a corpo dove cade la luce e cerchiamo di portarla indietro nel minor tempo possibile. Una volta completato anche questo step, interagiamo con il portale e finalmente potremo fare anche questa mini sopravvivenza qui. Ascolta il campione, attendi prima di rilasciare il colpo. La mano di Emera remerà per il potere. Poi quando sarete qui dentro avremo munizioni infinite, quindi potete sparare quanto volete, c'è nessun problema. Questa cosa che però il colpo arriva in ritardo da dove si punta un po' bruttina.
stato completato anche questo rituale, che comparirà il teletrasporto che ci porterà automaticamente all'interno, e infine anche questa ultima mano è nostra. Vi ringrazio e grazie per aver visto questo video, spero che vi sia stato utile, vi invito a condividerlo con tutti i vostri amici e a lasciare un like per questo video. Nei prossimi video vedremo gli step dell'easter egg, ma prima vi porterei su il modo di ottenere la canzone segreta. Quindi molto probabilmente prima degli step ci sarà questa canzone segreta qui, dopodiché con calma poi vedremo anche gli step. Gli step in totale sono 8 più boss fight, quindi 9. E va bene, dai, ci vediamo.